Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona, edizione 2018. Abbiamo trasmesso a voi lettori molte di queste interviste, ma finalmente possiamo fare un'intervista ad un allevatore di vacche da latte della provincia di Cremona, perché fino adesso abbiamo intervistato già molti degli operatori della fieriera. Perché Fortini? Allora, Fortini è un allevatore di bovine da latte di Soncino, quindi di questa zona. È giovane, noi ci conosciamo, Gian Enzo, da un po' di tempo. Qualche anno. Ecco. E credo che tu possa essere il giusto testimonial, non tanto della super stalla, delle super performance, ma di un percorso fatto da un allevatore giovane di un'azienda di famiglia che ha fatto un percorso in qualche modo di riqualificazione dell'allevamento, ma di un allevamento già in buone condizioni, cioè un allevamento che ha ricercato, poi Fortini mi correggi tu se sto dicendo delle cose, cioè da prima mettere a posto quelli che sono gli aspetti tecnici di gestione dell'allevamento, della campagna eccetera, e quindi raggiungere uno standard diciamo accettabile, non necessariamente essere le scalate delle cosiddette classifiche, ma poi soprattutto, e questo poi lo vediamo nella seconda domanda, di pensare un attimino a fare una riflessione se tutto ciò crea reddito, perché poi alla fine della fiera certo che è un piacere, no, fare allevatore, e quindi spiegaci un po' perché hai voluto fare questo percorso. Perché, come ha detto lei, il fine ultimo è fare reddito. Per quanto uno possa avere passione nel lavoro, comunque a conti fatti bisogna fare reddito, bisogna fare utile, e l'azienda si deve sostenere e deve sostenere anche un utile, deve conseguire un utile per l'allevatore. E quindi circa 4 anni fa abbiamo iniziato a tenere il bilancio aziendale, che è quello che ci ha fatto fare la svolta nei nostri programmi. Ma ci sono delle aree, perché io conosco ovviamente un po' i suoi conti, no? Ma ci sono aree che secondo te, diamoci del tuo, via, che facciamo prima, va bene, sono di ancora miglioramento? Sicuramente ci sono ancora delle aree di miglioramento, e queste aree le individui grazie al bilancio aziendale. Prima era tutto un po' così, quando dovevi fare un investimento non eri sicuro dei tempi di rientro dell'investimento, oppure non eri così certo su come muoverti o come investire proprio i tuoi soldi. Adesso col bilancio aziendale riesci ad andare a colpire proprio i punti critici della tua azienda e fare appunto degli investimenti mirati, che sono quelli che ti ripagano più velocemente, in modo tale che l'investimento rientri nel più breve tempo possibile e intanto crei utile. Tu stai interagendo con la Farm Consulting e stai utilizzando Ergo, di cui sei stato anche in buona parte ispiratore. Cioè, pensi che sia uno strumento efficace per avere l'obiettivo di avere in mano il conto economico e quindi continuare a migliorare l'allevamento? Ergo è uno strumento non efficace, indispensabile per me, perché mi permette di essere tranquillo, mi permette di fare degli investimenti che so dal principio in quanto tempo rientrano e dove andare a farli. Abbiamo cominciato 4 anni fa con un classico foglio Excel a tenere il bilancio aziendale, e tutto ciò invece adesso si è sviluppato in Ergo, che è questo bilancio, un vero e proprio programma che mi ha permesso di intraprendere, di seguire delle strade che solo 5 anni fa non pensavo di seguire. Bene, io direi che è interessante. La fiera serve ovviamente a dare degli spunti di riflessione, non certamente ad approfondire gli argomenti. Quindi io ti ringrazio di questa tua disponibilità. Grazie e anche di questa testimonianza. Grazie. Buongiorno a tutti.